E qui due gemelli. Sai che sono occhi diversi? Sono gemelli, è vero. Luca è? Alessio. E Alessio. Bravo, con le bandierine pure voi. Bravi, bravi. Ecco. Buonasera, buonasera. La più giovane? Matteo. È lei, è vero? Buonasera, 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 buonasera. Ciao, c'è il segno di croce. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia. Benedetto colui che è stato chiamato da Papa Francesco a guidare la nostra Chiesa di Conversano con noi, come dice la bolla del Santo Padre, con rettitudine e solenzia, e a proclamare la misericordia di Dio. Amatissimo Padre e Vescovo Giuseppe, bene,
volto e la strada della misericordia di Dio nella vita del nostro celeste patrono Antonio di Padova, santo che ci invita a porre nei nostri pensieri e nelle nostre opere la giusta attenzione a Dio e ai fratelli. L'anno santo della misericordia che stiamo vivendo ci ricorda e ci impegna che l'imperativo di Gesù, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, è un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace, anche per la nostra comunità, che nonostante le umane fragilità e debolezze ha scelto di percorrere il cammino per essere, come dice la bolla di edizione del Giubileo, un'oasi di misericordia, annunciando il perdono divino, compiendo opere di misericordia e celebrando la riconciliazione. La rotta di questa nostra famiglia parrocchiale, che è per ogni singolo fedele, per ogni famiglia, è una sola: il Vangelo della misericordia. Il Vangelo delle opere di misericordia che abbiamo deciso di riscoprire, approfondire, far conoscere e vivere come impegno decisivo per la salvezza di tutti. Siano la carezza di Dio, il balsamo di una vita nuova, anche attraverso il segno che oggi siamo chiamati a consegnare alla storia di questa nostra comunità parrocchiale e prima ancora la storia della salvezza, inaugurando e benedicendo insieme al nostro nuovo pastore la Cappella della Misericordia e con il piccolo vademecum chiamato Misericordia delle Famiglie che abbiamo distribuito oggi in tutte le messe con il pane di Sant'Antonio e verrà ancora distribuito nel corso di questo anno giubilare. Posso chiudere questo mio intervento con le parole di Sant'Antonio che sono un augurio a Sua Eccellenza, nocchiero di questa straordinaria barca che è la nostra Chiesa diocesana e a tutti quanti noi. Sant'Antonio nel 1325 si trovava a Porto durante il Sinodo, a un vescovo Simone de Sully disse queste parole: a te che sei dimitrato in questa cattedrale, l'esempio della vita deve essere l'arma di persuasione, getta la rete con successo solo chi vive secondo ciò che insegue. Grazie per essere in mezzo a noi, Eccellenza. Grazie mille. Quanto silenziose. Ma ci affidiamo al Signore perché si prende.
idonei per favorire con lei incontri di confronto, sostegno e accompagnamento, per aiutarci a far scoprire alle famiglie di essere una piccola chiesa e per farli scoprire alla chiesa di essere una famiglia. Troppo spesso le iniziative sono legate ai singoli, mentre occorre fare rete nell'ambito del mondo ecclesiale, fra parrocchie, fra pastorali diverse, giovani, adulti, famiglie, con movimenti, associazioni che operano anche all'esterno della parrocchia. Uscire, così come ci chiede il Papa, anche facendo il primo passo verso le altre agenzie educative che, ove possibile, possano offrire il proprio contributo, consentendo alla comunità di andare al di là del proprio recinto. Perciò occorre favorire la comunione a tutti i livelli, nel rispetto dei propri ruoli e vocazioni, condividendo storie e idee che ci educhino. Avvertiamo con forza come comunità, che già sperimenta momenti di formazione alla pari tra sacerdoti, religiosi e laici, in cui rileggere ciascuno la propria esperienza, tutti insieme, e realizzare insieme progetti educativi attenti alle nuove povertà e nuovi bisogni. Sia questo l'augurio per il nostro nuovo cammino. Davvero la parrocchia è una famiglia ed è bello vedere come in questa famiglia si va dai più piccoli ai meno giovani e quelli un po' più avanti negli anni. E così la parrocchia è fatta di persone di tutte le estrazioni, di tutte le età, di tutte le condizioni, di tutti gli stati di vita. È bello vedere la parrocchia varia, molteplice, ma che ha come punto focale di riferimento Gesù Cristo, perché la parrocchia esiste per far fare un cammino di fede a tutti i battezzati di un territorio che guardano a Gesù Cristo, il Maestro. E allora io vengo nel nome suo. Il vescovo non viene perché ha scelto lui di visitare una diocesi, una parrocchia, un gruppo ecclesiale, non viene per una sua scelta, viene perché è mandato da Gesù Cristo. Io vengo nel nome di Gesù e voglio essere il segno di Gesù, vivo innanzitutto con i ragazzi. È bello vederli qui, sono la nostra speranza, eh? È un vivaio di speranze questo gruppo di ragazzi che rappresenta sicuramente questo gruppo, una moltitudine di altri ragazzi della parrocchia e della città di Monopoli. E poi vengo anche per tutti gli altri, gli adolescenti, i giovani, gli adulti, gli anziani. Vengo nel nome di Gesù per donarti Gesù. Ed è bello che questo nostro incontro avviene oggi nella festa del titolare di questa comunità parrocchiale, Santa Vittoria, un grande santo, lo vedremo poi durante la messa. Ed è bello che questo incontro mi consente di compiere un gesto molto significativo, la benedizione della Cappella della Misericordia, un luogo che deve sempre richiamare questa che è una delle caratteristiche del Dio nel quale noi crediamo, l'essere misericordioso. Lento all'ira, dice il Salmo, e grande nell'amore. Questo è il Dio misericordioso. Un Dio che si arrabbia, sì, ma
con fatica, lento all'ira, ma grande nell'amore, perché lui gode quando può riversare il suo amore sui suoi figli. E allora questo luogo che tra poco benediremo vuole essere un segno di questo Dio lento all'ira e grande nell'amore, questo Dio misericordioso. E attingete da quel luogo questa acqua viva della misericordia di Dio. Quel luogo deve essere una fonte, una sorgente da cui continuamente si deve attingere. Bene, sono contento di conoscervi stasera, il primo nostro incontro. A Monopoli sono già venuto altre volte, però qui nella parrocchia di Sant'Antonio è la prima volta. Sono contento di salutare Don Vito, Don Filippo, il vostro diacono. È una delle speranze della nostra Chiesa diocesana, no? E con loro anche gli altri sacerdoti che sono a condividere la festa di quest'oggi. E saluto voi davvero con tutto il cuore, voi amici della parrocchia, ci conoscerete, è stato detto, avremo occasioni, sì, ne avremo le occasioni. Io ci terrò a venire qui come in tutte le altre parrocchie della diocesi, proprio perché voglio camminare con voi. Voglio stare in mezzo a voi. Ecco, allora in questo spirito iniziamo questo pomeriggio insieme. È davvero nella gioia di sentirci tutti parte della stessa famiglia. In questo momento faremo la benedizione di questa, inaugureremo e benediremo questo luogo che in questi giorni ha dato il perdono in maniera costante, quasi 24 ore su 24, e ringrazio anche tutti gli amici sacerdoti che si sono alternati. E adesso quindi con il Vescovo ci mettiamo lì, i bambini che verranno dietro di noi per cantare il canto Beato il cuore, e poi ci recheremo tutti fuori dalla chiesa sul sagrato per la celebrazione eucaristica. Quindi adesso con il vescovo noi ci richiamo.